protocollata da parte del gruppo Lega di Giulianova in Consiglio Comunale, da parte di Gianni Mastrilli e Pietro Tribuiani, un'interrogazione per un nuovo piano assunzionale per quanto riguarda la Polizia Municipale. Sì, abbiamo fatto questa interrogazione, abbiamo protocollato e quindi andrà in discussione il prossimo Consiglio Comunale perché vogliamo portare all'attenzione della città, quindi oltre che dei consiglieri della Giunta, della necessità di integrare il corpo della Polizia Municipale. Lo scorso anno, quindi in campagna elettorale, mi ricordo molto bene perché sono andato al comando dei vigili e già allora c'erano delle persone, era sottostimata e comunque sottodimensionato il corpo di polizia urbana. La legge dice che è necessario, sarebbe preferibile avere un vigile ogni 1.000 abitanti, quindi Giulianova dovrebbe avere 23 vigili. Lo scorso anno, quindi a giugno, ne eravamo 19. Adesso c'era già all'epoca il problema dei pensionamenti. Ci sarebbero stati diversi pensionamenti, infatti due sono già andati in pensione, quindi sono scesi a 17, ma altri quattro ne andranno in pensione da qui a fine ottobre, quindi il corpo diventerebbero solo 13 vigili e 13 vigili per una cittadina come Giulianova sono assolutamente insufficienti. Quindi, siccome non si parla in consiglio comunale, a giunta di questa necessità e non si vede traccia di bandi, e siccome per fare un bando e quindi ad espletare tutte le procedure ci vogliono diversi mesi, se non addirittura un anno, quindi ecco, noi vogliamo portare l'attenzione, quindi vogliamo focalizzarci su quello che è una risorsa fondamentale per ogni cittadina, tra cui Giulianova, che è anche una cittadina turistica estiva, e quindi non si può ricorrere solo agli stagionali, ma abbiamo bisogno di rimpinguare la pianta organica.